Agrigento, come secondo delibera di giunta a decorrere dal prossimo 1 giugno, la tassa di soggiorno non sarà più pagata dal quarto giorno di pernottamento alberghiero in poi. Si tratta di una iniziativa volta a incentivare più tempo di permanenza turistica in città. Ascoltiamo in proposito uno dei promotori dell'iniziativa, il presidente dell'ABBA, l'associazione Bed and Breakfast di Agrigento, Carmelo Cantone. Prima ancora che la tassa venisse approvata il 15 luglio del 2017, che entrasse in vigore, l'ABBA con i suoi esperti, che non sono altro che gente che è proprio sul territorio, sul campo, quindi è chiaro che le proposte che vengano, derivano da un'esperienza fatta proprio sul campo. Incontrandoci in diverse occasioni col sindaco proprio per discutere di questa allora istituenda tassa di soggiorno, una delle cose, delle tante proposte che mettevamo sul suo tavolo era proprio quella di non fare più, non attuare più, non far pagare più il turista al quarto giorno, perché il lavoro che svolge l'ABBA e tutti i seri B&B di Agrigento e della provincia è quella di cercare di incentivare i soggiorni, cercare di farli restare ancora di più. Noi teniamo dei corsi ai nostri soci proprio per far conoscere i mille angoli in più da far visitare ai turisti allorché soggiornano, arrivano per una sola notte, e questo è il dramma. Quindi spiegavamo allora al sindaco, che direi ha recepito positivamente questo discorso per fortuna, di bloccare a terzo giorno, perché quelli che noi gli proponiamo di svernare ad Agrigento, sto parlando dei mesi terribili d'inverno dove non c'è un turista, ma noi facciamo delle proposte, delle offerte particolari, o quelli che vengono d'estate a fare i 7 giorni, gli 8 giorni, una famiglia di 4 persone a 2 euro ciascuno diventa una bella cifra. In una città che in questo momento i servizi tassa di soggiorno, la tassa di soggiorno è una tassa di scopo, che è quella che un turista paga per usufruire dei servizi della città. Una città che in questo momento certamente non offre il meglio della sua faccia, il meglio di sé.